L'altro giorno Don Maurizio Patriciello, parroco Anticlan di Caivano, ha scritto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni per invitarla al Parco Verde. Il luogo secondo molti abbandonato dallo Stato dove le due cuginette sono state violentate. E il presidente del Consiglio oggi ha accolto l'invito. Giorgia Meloni ne ha parlato durante il Consiglio dei Ministri. Poi lei, annunciando l'intenzione di accettare l'invito di Don Patriciello ad andarci, ha precisato che la sua non sarà una semplice visita, offriremo sicurezza alla popolazione. Ha aggiunto che il centro sportivo abbandonato, uno dei luoghi dove sarebbero avvenute le violenze del branco, va restaurato e reso funzionale al più presto. Don Patriciello è ovviamente molto contento di questa decisione, ringrazio Dio e ringrazio la Meloni. Ha detto ringrazio il presidente del Consiglio che ha accettato il mio invito. Ha dimostrato sensibilità. E da credente ringrazio il Signore che ci dona la forza di andare avanti e di non arrendersi. Ha detto Olanza il sacerdote. Ma intanto a Caivano vicenda degli abusi gruppo getta ancora ombre pesanti e ci sono sentimenti contrastanti tra gente, da un lato voglia di riscattare il quartiere, dall'altra voglia fuggire. Dopo l'avvertimento al silenzio e all'omertà lanciato dallo stesso Don Patriciello in una chiesa semivuota, domani pomeriggio un gruppo di comitati proverà a dare segnali di reazione con una manifestazione indetta a partire dalla parrocchia. Ma c'è anche chi ritiene che l'unica possibilità sia fuggite venne. Il grido rassegnazione Edoardo De Filippo, così i familiari una delle due piccole vittime, tramite loro legale, chiedono allo Stato aiutarli ad andare via, cambiando città e nome, come avviene per i collaboratori giustizia, per conquistare un futuro migliore. Sono solo alcuni dei contrasti che l'inchiesta sugli stupri di gruppo evidenzia e acuisce. In un quartiere che lo stesso parroco definisce un ghetto, dove i bambini ogni mattina devono attraversare le piazze dello spaccio di droga per andare a scuola. Le forze dell'ordine hanno ottenuto risultati importanti, come sostiene il ministro dell'Interno Piantedosi, 223 arresti, tra cui quello del latitante capo clan Antonio Angelino, lo scorso 9 luglio. E 408 denunciati in 13 mesi, cifre che danno il senso della pressione esercitata dai carabinieri sui clan di Caivano e alla quale bisogna aggiungere quelle delle altre forze di polizia. Ma repressione e sicurezza da sole non bastano. Continua a ripetere il parroco Patriciello, il Parco Verde è privo di servizi di ogni genere, dalla farmacia ai trasporti pubblici. E così è fin troppo facile che si diffondano degrado rassegnazione. Il corteo domani proverà a assaggiare la voglia di reazione, in attesa che le indagini carabinieri e procura facciano luce su tutte le responsabilità per gli orrori ai danni delle due ragazze. Per ora i nomi all'attenzione degli inquirenti sarebbero una quindicina. Ma il quadro potrebbe allargarsi qua.